Cristina Valore, Marketing Communication and Citizenship Manager di IBM Italia. Che risposta, che interesse, che terreno di culturale ha trovato IBM in questa tappa marchigiana che è l'ancora del panorama d'Italia? Ma devo dire che, visto la presenza e visto anche l'ultimo appuntamento di IBM che abbiamo avuto proprio qualche attimo fa, devo dire un terreno attivo, presente e oserei dire anche reattivo, perché abbiamo ricevuto parecchie domande. Quindi credo che qui ci sia l'esigenza veramente di fare un passo avanti, di guardare all'innovazione, di guardare alla trasformazione, di guardare anche alle start-up, con un unico problema però che abbiamo riscontrato: la mancanza di connettività. L'abbiamo visto anche nelle nostre presentazioni, che ormai sono di tipo interattive, però la connessione a volte è un po' lenta. Quindi credo che questo sia il primo messaggio che la regione di Ancona deve fare, e lo stesso presidente di Confindustria lo ha ricordato. Il tessuto produttivo è contraddistinto da moltissime piccole e medie imprese, quindi con una capacità di autonomia tecnologica relativa. IBM è in grado però di affiancarle con una sorta di formazione permanente, con un'assistenza capillare e anche con una erogazione di servizi che sia sufficiente? Beh, oggi prima di tutto dobbiamo dire che IBM è presente su tutti i territori, o con le proprie filiali o attraverso la propria rete di business partner, che sono, voglio dire, molto attivi e presenti a fianco di tutti i nostri clienti, piccoli e medi, sul territorio. Dal punto di vista dell'offerta e della soluzione, oggi abbiamo parlato solo di soluzioni as a service, ovvero utilizzo le risorse tecnologiche, la capacità di computing, di connettività, la capacità di sviluppo, le applicazioni, pagando in funzione del servizio di cui ho bisogno.